Sono Maria Dalton, compio 27 anni quest'anno e sono felicemente sposata da 5 anni. Mio figlio, Martin, ha appena festeggiato il suo quarto compleanno. All'inizio, dopo il matrimonio, lavoravo a tempo pieno, ma ora concilio il lavoro part-time nella stessa azienda. Mio marito, Kevin, ha 30 anni, 3 anni più grande di me. Il nostro percorso dalla frequentazione al matrimonio è iniziato con le avances appassionate di Kevin. Ma dopo il matrimonio ho notato un cambiamento nel suo atteggiamento verso un lato più dominante. Kevin ha una sorella di 20 anni, Jane Dalton, e il loro divario di età sembra aver contribuito a una relazione un po' indulgente da parte di Kevin prima del matrimonio. Non mi dispiacevano le frequenti visite di Jane e pensavo che andassero d'accordo. Tuttavia, dopo il matrimonio, ho iniziato a notare dei cambiamenti nel suo comportamento. Jane passa spesso senza preavviso a qualsiasi ora e si aspetta di essere servita senza mai portare un segno di apprezzamento. Kevin, invece di affrontare la situazione, si aspetta che io accolga le sue richieste. Jane mi ignora costantemente e presta attenzione solo a Kevin, trattandolo come un fratello. Anche se non ero preparata per un ospite in più, finisco per servire la cena sia a Jane che a Kevin. Invece di capire la situazione, Jane mi rimprovera apertamente e insiste che avrei dovuto essere più premurosa, nonostante le sue scuse verbali. È chiaro che le piace il trattamento preferenziale riservato a Kevin, lasciando a me gli avanzi. Mentre Kevin e Jane chiacchierano sul divano, io preparo il mio pasto, lasciando il tavolo da pranzo in disordine. I due non si accorgono mai di Martin o di me, facendoci sentire più un assistente che una famiglia. Una sera, mentre sto per fare il bagno con Martin, Kevin mi interrompe bruscamente, ordinandomi di comprare una torta per Jane, anche se è tardi. Jane insiste per averla subito. Kevin mi rimprovera per il ritardo e io, sentendomi obbligata, mi dirigo con riluttanza verso la pasticceria con Martin, ascoltando la loro conversazione. Vengo a sapere che mi criticano per la mia sconsideratezza e mettono in dubbio la decisione di sposarmi. Nel frattempo, anche se Martin non riusciva a capire le parole, percepiva una certa tensione nel nostro rapporto. Sopprimendo le mie emozioni, gli chiesi quali fossero le sue preferenze in fatto di torte e lui ne chiese allegramente una con molta frutta. Il nostro viaggio al cake shop è stato pieno di discussioni sulle torte, mettendo momentaneamente da parte le parole precedenti di Kevin. Martin e io arrivammo poco prima dell'orario di chiusura e fortunatamente trovammo la torta che Jane desiderava. Acquistammo due torte, tra cui quella che Martin voleva piena di frutta, e tornammo a casa. Servii le torte a Jane e Kevin, poi preparai quella di Martin e mi diressi in sala da pranzo. Quando la misi davanti a Martin, Jane indicò ed espresse il suo desiderio per quella torta. Prima che potessi reagire, Kevin spostò la torta scelta da Martin davanti a Jane, ignorando le proteste di Martin. Kevin giustificò la sua azione, sostenendo di aver comprato la torta con i suoi guadagni e di avere il diritto di scegliere per Martin. Non riuscendo più a contenere le mie emozioni, ho reagito. Espressi la mia insoddisfazione rispondendo alla minaccia di divorzio di Kevin nei confronti di Martin, che aveva smesso di piangere e mi teneva ansiosamente per mano. Dopo aver riflettuto un po', Martin disse: "Mamma, anche a me piace la torta con le fragole. Sì, è davvero deliziosa." Lo disse mentre mangiava una torta che inizialmente era stata voluta da Jane, e io sentii che Martin stava sopportando troppo. Quando ho visto Jane prendere la torta di Martin, ho sollevato il suo piatto e l'ho portato nella stanza accanto, in modo che potesse godersi la sua torta in pace. Kevin si scusò con Jane, ammettendo di essere dispiaciuto per la sua avarizia. Nonostante volessi rispondere, mi trattenni per il bene di Martin. Guardare Martin che si godeva innocentemente la sua torta era uno spettacolo che scaldava il cuore. Dopo aver finito la torta, decidemmo di fare un bagno tardi e di dormire nel letto di Martin. La mattina dopo scoprii che Jane era già partita. Mentre preparavo la colazione, sentii Martin piangere sconvolto. Il suo salvadanaio, un regalo di mio padre, era rotto e i soldi risparmiati erano spariti. Martin,
che dava sempre la buonanotte al salvadanaio, era sconvolto quando interrogai Kevin sull'accaduto. Lui accennò casualmente al fatto che Jane aveva bisogno di soldi, così li prese dal salvadanaio, lasciando Martin in lacrime. Mi sono immedesimata così tanto nel suo dolore che ho pianto insieme a lui. Era angosciante vedere Kevin dare priorità e curare sua sorella rispetto a nostro figlio, il che mi fece sentire arrabbiata e triste. Ho affrontato Kevin, rompendo il mio solito silenzio sulle discussioni davanti a Martin. Kevin, senza dire una parola, andò in camera da letto e tornò con qualcosa di sconvolgente in mano: i documenti del divorzio. Non avevo idea che esistessero. Mi affrontò, spingendomi addosso i documenti prima di uscire di casa con un forte botto. Martin, che non aveva mai pianto per i problemi con Kevin e Jane, sembrava aver raggiunto il suo punto di rottura, piangendo da ieri sera. Era insopportabile vedere Martin così ferito. Gli ho proposto di saltare l'asilo per quel giorno e lui ha accettato con un forte sì e un lieve sorriso. Abbiamo trascorso la giornata giocando e legando, con Martin che ha preso un libro illustrato dallo scaffale. Si è seduto sulle mie ginocchia ed è stato felice di parlare della sua maestra all'asilo. Oggi era un giorno speciale per la mamma. Sembrava un angelo. Il suo cuoricino sembrava pieno di pazienza. Ho deciso di rendere speciale la giornata prendendomi un giorno di riposo dal lavoro. Nonostante la possibilità di creare problemi al mio posto di lavoro, hanno gentilmente compreso la situazione e mi hanno concesso un giorno di ferie. Al mattino siamo andati al parco. Abbiamo giocato a nascondino e ci siamo divertiti nella sabbiera e sullo scivolo. Quando siamo tornati a casa per il pranzo, Martin sembrava assonnato. Di solito fa un sonnellino da solo, ma oggi si è addormentato sulle mie ginocchia come quando era piccolo. Anche se inizialmente avevo pensato di sbrigare le faccende domestiche durante il suo pisolino, ho deciso che oggi era un giorno speciale. Invece, mi sono lasciata curare dal suo viso sereno e dal suo respiro delicato. Tuttavia, il mio momento di pace è stato improvvisamente interrotto da un rumore proveniente dall'ingresso, che indicava che la porta d'ingresso si era aperta. Cosa insolita perché non era il solito orario di rientro di Kevin. Mi insospettii e mi nascosi rapidamente nell'armadio della camera da letto, aggrappandomi a Martin. Una voce riecheggiò nella casa e, con mia grande sorpresa, era Jane, che tremava di paura. Ascoltai mentre cercava qualcosa, esprimendo frustrazione per non averlo trovato. Poi Jane fece una telefonata, menzionando Kevin e parlando della loro ricerca infruttuosa. Dopo averla sentita chiudere la porta d'ingresso e andarsene, misi Martin a letto e riflettei sugli strani eventi che non riuscivo a comprendere. Perché Jane era entrata in casa e cosa stavano cercando? Improvvisamente Kevin mi sembrò un estraneo e provai un misto di disgusto e paura nei suoi confronti. Preparando in fretta le cose essenziali per me e Martin, ci dirigemmo alla stazione e prendemmo un treno per la casa dei miei genitori. Fortunatamente la loro casa era vicina, a sole due stazioni di distanza, anche se non li avevo contattati prima. I miei genitori hanno colto qualcosa dalla mia espressione e ci hanno accolto senza fare domande. Ho condiviso con loro tutta l'esperienza, compresa la mia paura di rimanere a casa nostra a causa delle azioni di Kevin e Jane. Dopo aver ascoltato il suggerimento di mia madre secondo cui Jane avrebbe potuto cercare i miei effetti personali, forse carte di credito. Ricordo la mia esperienza passata di amministratore delegato di successo nel settore dei prodotti artigianali. Avevo affidato l'azienda ad amici quando avevo deciso di dare la priorità alla crescita di mio figlio dopo il matrimonio. Sebbene lavorassi ancora part-time e comunicassi con l'azienda da casa, Kevin non sapeva che ero ancora l'amministratore delegato. Ho trovato i documenti del divorzio che Kevin aveva nascosto, sospettando che pensasse che avessi una discreta quantità di risparmi. Pur avendogli accennato che ricevo ancora un po' di assistenza dall'azienda, ho deliberatamente mantenuto il riserbo sui dettagli della mia posizione di amministratore delegato e sui miei risparmi. Il motivo di questa segretezza è che all'inizio del nostro matrimonio ci siamo resi conto che Kevin ha difficoltà a gestire il denaro e tende a spendere tutto quello che guadagna. Inizialmente,
Kevin forniva solo $2000 al mese per le spese alimentari e mi ha persino suggerito di lasciare il mio lavoro per diventare una casalinga a tempo pieno. Tuttavia, con lo sforzo finanziario di crescere Martin e con soli $200 per il cibo, non ho mai accettato di fare la casalinga a tempo pieno. Alla fine, con riluttanza, mi permise di lavorare part-time, per assicurarsi che non prendessi in considerazione l'idea di divorziare. Mi fece firmare una rinuncia ai beni post-matrimoniali tramite un avvocato. Dalla nascita di Martin, ho usato i miei risparmi per la retta dell'asilo e per i vestiti, mentre ho ricevuto solo $200 per il cibo. Non ho mai chiesto a Kevin ulteriori fondi oltre al budget per il cibo, facendogli credere che ho dei risparmi. Considerando l'apparente bisogno di denaro di Jane e la percezione che Kevin ha della mia situazione finanziaria, potrebbero cercare i miei bancomat. Ho un conto di risparmio dedicato a Martin, dove ogni mese viene versata direttamente una parte del mio stipendio. Porto sempre con me i miei oggetti di valore, quindi non troveranno i bancomat. Tuttavia, c'è ancora un problema inquietante. Jane potrebbe entrare in casa nostra anche quando non ci siamo e Kevin potrebbe permetterlo. Seguendo il consiglio di mio padre, decisi di riporre i miei oggetti di valore, compresi i bancomat, nella cassaforte dei miei genitori, mentre pensavo al loro bisogno di denaro. Martin si avvicinò a mio padre, piangendo per il suo salvadanaio rotto e per la promessa infranta di risparmiare. Mio padre, irritato dalla storia di Martin, promise di chiamare Kevin. Mia madre suggerì di scoprire il loro scopo con calma, poiché l'accenno di Kevin al divorzio avrebbe potuto spostare la colpa su di noi, rendendo il divorzio più favorevole per lui. Decisi di registrare la loro conversazione e di consultare un avvocato amico di mio padre prima di tornare a casa. Iniziai a preparare la cena e tenni lo schermo del telefono rivolto verso il basso per registrare di nascosto. Kevin tornò a casa e mi sorprese chiedendomi subito dei miei bancomat. Quando lo interrogai, diede risposte vaghe. Quando rimasi in silenzio, Kevin cercò di ingannarmi, ma si agitò quando non risposi e pretese tutti i miei soldi part-time per sua sorella. Gli spiegai che era per i risparmi di Martin, ma si rifiutò di ascoltare. Mi ha spinto con rabbia i documenti del divorzio firmati, accusandomi di vivere con i suoi soldi e di non aver bisogno di risparmiare per Martin. Ha persino fatto commenti offensivi, insinuando che apprezzava Jane più di nostro figlio. Quando sentii queste parole, smisi di preparare il pasto, misi i documenti del divorzio nella borsa. Presi la mano di Martin e mi diressi verso la porta. Kevin dichiarò a gran voce la sua seria intenzione di divorziare e mi intimò di non tornare mai più. Risposi che non sarei tornata in una casa dove un estraneo poteva entrare e uscire liberamente. Dopo essermene andata, ricevetti numerosi messaggi e chiamate da Kevin, che ignorai. Dopo aver spento il telefono, sono andata a casa dei miei genitori e ho condiviso con loro la registrazione e i documenti del divorzio. Ho ammesso che non provavo amore o affetto per Kevin, ma ero preoccupata per Martin. I miei genitori mi consigliarono di fare ciò che ritenevo fosse meglio, considerando il potenziale impatto emotivo su Martin se avessimo divorziato. Mentre ero alle prese con la decisione di divorziare da Kevin, Martin manifestò la sua fame. Mia madre, notando il mio disagio, preparò gentilmente il suo piatto preferito, gli hamburger. Sopraffatta dalle emozioni, le lacrime mi riempirono gli occhi quando mia madre disse a Martin, con un sorriso caloroso, che aveva preparato gli hamburger in modo che lui e io potessimo venire a trovarlo quando volevamo. Quando Martin diede un morso, esclamò di gioia, lodando gli hamburger della nonna ed esprimendo il desiderio di mangiarli ogni giorno. Gli ho risposto dicendo che è perché l'hamburger contiene l'amore che provo per lui. Toccata dalla gentilezza di Martin, ho dato un bel morso e l'ho offerto a me. Non riuscii a trattenere le lacrime e, nonostante i miei sforzi per fermarle, continuarono. Mio padre, notando la preoccupazione di Martin, lo rassicurò che le mie lacrime erano di felicità, non di tristezza. Sentendo questo, Martin mi abbracciò in un momento di comprensione e gli occhi di mio padre divennero rosso vivo quando capì la benedizione di essere in famiglia.
Ho espresso a Martin la mia sorpresa per quanto è preziosa la famiglia. Lui mi chiese se papà avesse detto che solo Jane era una famiglia. Mio padre confermò gentilmente. Ma poi chiese a Martin se voleva vivere con loro come una famiglia. Con una risata, Martin accettò felicemente, facendo sorridere tutti. Nonostante l'idea di divorziare, il pranzo fu così gioioso che alla fine decisi di separarmi da Kevin. Avevo intenzione di informare Martin, anche se la discussione mi pesava molto sul cuore. Martin sembrava capire la situazione. Felicemente, ha espresso il desiderio di vivere come una famiglia, abbracciando il cane domestico e chiamandolo fratello minore. Anche se il cane era più grande, abbiamo iniziato a preparare il divorzio rivolgendoci a un avvocato amico di mio padre. Il giorno dopo abbiamo perfezionato l'accordo legale e mio padre e Martin hanno condiviso un confortante momento di risate, mentre io ero a letto e ricordavo la mia infanzia. Il giorno dopo, scoprii più di 200 chiamate perse e messaggi di Kevin, che rivelavano il suo disagio emotivo. Sopraffatta, spensi il telefono e, con l'aiuto dell'avvocato, spiegai la situazione ai miei genitori. Jane aveva accumulato un debito significativo a causa di una dipendenza dal casinò e dallo shopping, e Kevin aveva fatto da garante. Con la guida dell'avvocato, confermammo che i documenti per il divorzio erano già stati depositati e Kevin singhiozzò nel rendersene conto. Il divorzio è stato finalizzato. Sebbene avessimo previsto disaccordi sul mantenimento dei figli, alla fine Kevin accettò di pagare $340 a Martin ogni mese in una successiva telefonata. Ammise la manipolazione finanziaria e spiegò i suoi complicati sentimenti verso Jane in modo calmo e non aggressivo. Ho affermato con fermezza la mia decisione di non ripensarci e ho sentito i suoi deboli singhiozzi prima che mi augurasse di essere felice e riattaccasse. Rimanendo forte fino alla fine. Ho parlato dei progetti futuri con i miei genitori e ho deciso di rimanere con loro fino a quando Martin non sarà cresciuto. Tornai al mio ruolo di presidente della società. In seguito ho scoperto che Kevin e Jane avevano informato i loro genitori del divorzio e dei debiti, con conseguente disconoscimento. Oggi sono felice di stare con la mia famiglia.